pochi passi dalla stazione centrale di Milano si trova Via Benedetto Marcello. Su un sito web troviamo l'annuncio per la vendita di un Bivani ben rifinito al numero civico 18. Appartamento è piccolo, però molto, molto luminoso. È totalmente ristrutturata a nuovo. Quanti metri quadrati è esattamente? Sono 55 metri quadrati. E quant'è la richiesta? 465.000 euro. Significa circa 8.400 euro al metro quadro. Fino a pochi anni fa in questo palazzo c'erano gli uffici della Fisascat CISL di Milano, la federazione del settore terziario, che nel 2015 ha deciso di vendere tutti i suoi locali, circa 700 metri quadri divisi tra primo, secondo e quarto piano. Quello era un patrimonio immobiliare importante. Molte persone dentro l'organizzazione si sono poste la domanda dell'opportunità o meno di fare questa operazione. Tra i sindacalisti contrari a quella compravendita c'era Stefano Galli, che allora faceva parte della segreteria della Fisascat CISL di Milano. Perché lei era contrario in quel momento alla vendita dell'immobile? Non glielo dirò in qua. Chi è che ha deciso di fare questa compravendita? Per quale motivo voi siete stati esclusi comunque? Cioè voi non sapevate a chi si vendeva e a quanto si vendeva? Intanto Galli si è dovuto spostare da Milano a Pavia. Era un'operazione sulla quale bisognava non porsi domande, non si è mai capito a quanto effettivamente sono stati venduti quegli immobili. Qualcosa di anomalo forse dietro questa operazione immobiliare c'è. Buonasera. Insomma, che cosa è successo? Che l'immobiliare che ha in pancia la sede della Fisascat CISL è stata venduta. L'operazione immobiliare ruota intorno ad un commercialista un po' controverso perché è entrato in varie vicende giudiziarie, che però è lo stesso consulente del sindacato. Insomma, è un'operazione immobiliare intorno alla quale c'è un alone di mistero, visto che neppure i dirigenti della CISL ne hanno voluto parlare. Insomma, noi ci siamo messi sulla traccia dei soldi e alla fine la domanda che ci siamo posti è: la plusvalenza, il valore di questi immobili alla fine è andato a beneficiare le tasche degli iscritti al sindacato o quelle di un buttafuori? Insomma, la domanda sembra bizzarra, ma non lo è. La nostra Claudia Di Pasquale. Nel 2015 la Fisascat CISL di Milano vende la sua società immobiliare chiamata Il Sole SRL insieme a tutti i suoi beni, circa 700 metri quadrati in via Benedetto Marcello 18. L'operazione è curiosa nel senso che non è che l'acquirente paga, paga pochissimo e poi paga dilazionato in 36 rate, il che è una modalità assolutamente anomala. All'incirca la cessione avviene a 2 milioni, ma dobbiamo detrarre mutui e leasing. Sì, in realtà è avvenuta a 1 milione e 4 a occhio, da quanto si riesce a capire dai bilanci, perché i bilanci sono illeggibili. Per quella zona questa cifra com'è? 2.000 o poco più di 2.000 euro al metro quadro, poi di fatto se uno fa i conti della serva, ecco. Mi sembra proprio una compravendita fatta ai minimi sindacali, come si suol dire. A comprare ai minimi sindacali sono state due società. Una è la Elissa 2002 di Angelo Jacobino, che allora era anche il commercialista della stessa società Il Sole, venduta dal sindacato con tutti gli immobili. Successivamente Jacobino compra con la società Il Sole anche altri locali dalla CISL di Milano, sempre in via Benedetto Marcello, per un totale di 1.000 metri quadri. Allora il segretario organizzativo della CISL milanese era Gilberto Mangone. Noi abbiamo ricostruito tutta l'operazione immobiliare di via Benedetto Marcello. L'avete ricostruito, siete a posto. Jacobino è un suo amico? Amicizie ci sono tante, anche lei se vuole. Però amico è vero che comunque Jacobino è uno dei commercialisti di fiducia della CISL. Con un carico professionale. Ok, ma voi lo sapete che è indagato e che avete venduto a lui 1.000 metri quadrati in via Benedetto Marcello? Questo deve parlare con Jacobino, se è indagato, non con me. La Guardia di Finanza di Gallarate ha indagato il commercialista Angelo Jacobino come presunto regista di una frode fiscale milionaria che avrebbe coinvolto alcune società di trasporti e pulizie.
Intanto Iacobino è stato già rinviato a giudizio per corruzione nell'ambito di un'altra inchiesta su Fin Lombarda, la finanziaria della Regione Lombardia. In più, la Guardia di Finanza di Varese ha indagato Iacobino in qualità di presidente di una società di stoccaggio di carburanti, coinvolta in una presunta maxi evasione fiscale. A fine maggio è arrivato il rinvio a giudizio. I reati contestati, quale rappresentante legale della Excel Petroleum, sono quelli di aver utilizzato, quindi di aver riportato nella dichiarazione dei redditi appunto della società, delle fatture relative ad operazioni inesistenti, sempre relative alla compravendita di carburanti. A quanto ammontano le fatture inesistenti? A circa 600 milioni di euro. E le attività di autoriciclaggio derivanti appunto da tali proventi sono state pari a più di 55 milioni di euro. Nel corso delle indagini sono stati sottoposti a sequestro 28 milioni di litri di carburante. Il carburante da dove arrivava? Il carburante veniva ceduto da una società maltese. La provenienza presumibilmente era libica. L'azienda finita sotto inchiesta per la frode carburanti ha la sede legale allo stesso indirizzo dello studio del commercialista Iacobino, che aveva acquistato gli immobili del sindacato. Salve, dottor Iacobino. Sono Claudia Di Pasquale di Report, Rai 3. Scusi, noi ci stiamo occupando della compravendita dell'immobile. Guardi, non ho nulla da dire. Buona serata, arrivederci. Veramente noi vorremmo avere diversi Grazie. Chiarimenti rispetto alla società Il signora, Sole. Prego, e alla compravendita. Grazie. Buonasera. Mi fa chiudere la portiera? E i suoi rapporti col sindacato, in particolare con Mangone e anche, scusi, la compravendita all'Avion Finance. Ci spiega come ha usato i soldi ricavati dalla vendita degli immobili del sindacato? In pratica, nel 2018, la società Il Sole, di cui è socio lo studio di Iacobino, rivende tutti e 1000 i metri quadri di via Benedetto Marcello a 3.283.000 euro. Neanche un mese dopo, Iacobino vende anche la società Il Sole, senza locali, ma con in pancia i ricavi della vendita immobiliare e un patrimonio netto di circa 2.300.000 euro. A comprare Il Sole SRL in questo caso è la Avion Finance, collegata alla Avion Petrol, che si occupa di carburanti. Iacobino realizza il suo utile, cede le quote della società, il cui patrimonio netto era 2 milioni e 3, le vende a 700 mila euro, regalando quindi 1 milione e 6 a questi della Avion Finance. Che in realtà sono dell'Avion Petrol, che si occupa di carburanti. Non ha senso, a meno che non abbia voluto favorire qualcun altro. Chi è che ci ha veramente guadagnato in questa operazione? Ci hanno guadagnato questi dell'Avion Petrol, Avion Finance, che non sappiamo chi sono, che si sono visti regalare 1.600.000 euro che arrivavano dagli immobili del sindacato alla fine, no? Che gli ha regalati questo Iacobino, non sappiamo perché, non credo che sia un benefattore dei petrolieri, no? Diciamo che i plusvalori dei beni del sindacato alla fine non vanno a finire a favore del sindacato. Alla fine della fiera, i soldi ricavati dalla vendita degli immobili vengono di fatto destinati alla ricapitalizzazione della Avion Petrol, che ha la sede legale in Campania, a Nocera Inferiore. Mi sembra che non ci sia nessuno. Lo stabilimento della Avion Petrol si trova invece ad Alessandria, ma quando ci andiamo scopriamo che è chiuso. L'Avion Petrol oggi è già in liquidazione e il liquidatore, nome nomen, si chiama Tre Soldi e fa il consulente a Milano. Guardi, mi sto occupando dell'Avion Petrol, ho visto che lei è il liquidatore. Sì, e non intendo rilasciare nessuna dichiarazione. Adesso o se ne va o chiama i carabinieri. Dietro l'Avion Petrol e l'Avion Finance, in qualità di socio e amministratore, c'è invece un tale Simone Almadori. È a lui che Iacobino svende l'immobiliare Il Sole acquistata dal sindacato. Ma chi è Simone Almadori? Ha il domicilio tra i colli della provincia di Rieti ed è titolare di una ditta individuale a Terni, ma all'indirizzo della sede c'è un ristorantino con affaccio sul lago. Gli ho portato proprio la visura di questo Simone Almadori, vede che risulta qua. Ma qua non c'è Almadori Simone? Sì. 6 anni che siamo qua, mai sentito parlare Almadori Simone.
Simona Almadori lo troviamo su Facebook. Indossa una maglietta nera con il logo di un'agenzia di sicurezza che offre servizi di vigilanza a locali pubblici e centri commerciali. Di Pasquale Claudia di Report 33. Siamo incappati nella figura di un vostro dipendente o lavoratore che si chiama Simone Almadori. Lavora con voi, immagino. Almeno lui ha un contratto a chiamata con noi, sì. Quindi fa il buttafuori ogni tanto? Cosa lui fa? C'ha il tesserino scaduto, deve rinnovare, sì. Cioè, se le dicessero che Almadori è amministratore di una società che ha ricavi per 100 milioni di euro, lei ci crederebbe? Ricavi per 100 milioni di euro, lei ci crederebbe? No, non lo so. Non so quello che fa lui, sinceramente. Cioè, so che c'ha una società, faceva cartone gesso, ma... Quindi lei non ha mai saputo che lui si occupa anche di commercio di carburanti? No. Grazie. Buona serata. Insomma, la società Il Sole, che fino al 2015 era della Fisascat Cisle di Milano, oggi è nelle mani di un buttafuori a chiamata di Terni, tale Simone Almadori, con il pallino per i carburanti, tanto da essere finito di recente tra gli oltre 200 indagati nell'ambito della maxi operazione Petrolmafia S.p.A. La Fisascat di Milano, invece, venduta all'immobiliare Il Sole e i suoi uffici, si è trasferita in via Tadino, nella sede storica della Cisle milanese. Qui a fare i lavori di ristrutturazione troviamo la ditta del fratello di Mario Amelio, presidente della società Il Sole, quando era ancora del sindacato. È vero che lei è il fratello di Mario Amelio, che è un sindacalista qua che lavora alla Fisascat? Sì. E da quanto tempo fate questi lavori? Da qualche anno, dal 2014. Sempre qui? Pezzo per volta. Quanto vi pagheranno per questi lavori, se glielo posso chiedere? Saranno un paio di milioni di euro dal 2014 fino adesso. Per ristrutturare i suoi immobili, la CISL di Milano si è indebitata e ha chiesto un finanziamento di 2 milioni e 900 mila euro. A distanza di 5 anni, il prospetto della sede del sindacato è ancora tutto da rifare, mentre l'ingresso sta messo così. Non ci sono più fondi per proseguire, quindi io adesso dovrei fare la facciata, fare ne ha bisogno. Parte sopra del tetto, la roba, ma non si può, quindi tutto si ferma lì. Immaginiamo che i lavori della sede della CISL, che ospita gli esodati dagli uffici che sono stati venduti, dureranno un bel po'. Li sta svolgendo la ditta del fratello di quello che era il presidente dell'immobiliare Sole, proprietaria della sede Fisascat CISL di Milano, che è stata venduta. Un'operazione un po' particolare, che è stata effettuata, una cessione che è stata effettuata, secondo il nostro consulente, al minimo sindacale. Ecco, abbiamo provato a chiedere spiegazioni al commercialista Angelo Jacobino, che è stato un po' il regista di questa operazione, il quale però con noi non ha voluto parlare e ha detto anche, ci ha diffidato dal dare informazioni lesive della sua dignità. Abbiamo provato anche a chiedere informazioni e conto ad Almadori della Avion. Però il suo avvocato ci ha detto che Almadori è fuori Italia e che non è in grado di ricostruire o confutare la ricostruzione dell'affair Avion. Poi abbiamo chiesto anche alla CISL, però si è trincerata dietro la privacy, dietro le libertà sindacali. Noi gli avremmo voluto chiedere solo una cosa: ma perché? Sanno perché a beneficiare della plusvalenza dei loro immobili alla fine è stato un buttafuori di Terni? Questo grazie al suo consulente Angelo Jacobino, che proprio pochi giorni fa è stato rinviato a giudizio con l'accusa di autoriciclaggio e frode sull'IVA in un commercio di petrolio proveniente da una società maltese. Ecco, Malta, centrale, capitale, hub del riciclaggio e degli affari oscuri.